Vorresti imparare una nuova lingua e farti amici madrelingua, ma non sai dove cercarli? Hai provato le solite app dove invece che esserci persone serie ci sono persone che vogliono solo rimorchiare? Avevo smesso di cercare finché sono incappata casualmente in un'alternativa molto valida con gente veramente seria all'interno della piattaforma. È un'app barra sito di cui si parla veramente poco, che voglio condividere subitissimo con te. Quindi cominciamo questo video. Quando ero a Barcellona, se non lo sapete, sono stata un mese a Barcellona per migliorare il mio spagnolo. Ero sola, viaggiavo solitariamente, si dice così, in solitaria. Su internet non so neanche io come, sono incappata in Meetup. Ora so che pare molto un nome per un sito di incontri amorosi e inizialmente pensavo che fosse così, ma non lo è. Non lo è, inspiegabilmente, amici. Praticamente quest'app o sito consiste nello scegliere vari argomenti di vostro interesse dopo che vi siete creati il vostro profilo e vi suggerirà dei gruppi relativi a quegli argomenti. Tra i vari argomenti che io ho scelto chiaramente anche lo scambio linguistico, che è proprio una categoria, e vi fornisce vari gruppi che organizzano degli eventi online e offline in determinate città. Infatti voi inserite la città dove vivete per fare in modo che vi dia eventi nella vostra zona. Ci sono eventi su tutto, di tutto e di più. Viaggi organizzati, ci sono persone che si ritrovano a fare jogging insieme, yoga insieme, si organizzano degli workshop, delle attività carine da fare, fare un giro della città insieme ad altre persone, si organizzano aperitivi per conoscere gente nuova. Il mio primo approccio con un primo evento a cui ho partecipato è stato proprio a Barcellona. Era un evento all'interno del quale si promuoveva lo scambio linguistico tra la lingua, soprattutto giapponese, ma non solo, e lingue europee, perché c'erano moltissimi giapponesi e c'era la comunità giapponese a Barcellona che organizzava questi eventi. Quindi i primi due eventi a cui ho partecipato c'erano molti giapponesi, ma non solo. Ho parlato in spagnolo, ho parlato in inglese, ho parlato anche in cinese, perché c'erano delle persone veramente bravissime col cinese, oltre che persone che erano madrelingua, ma c'erano anche persone che proprio non erano madrelingua, ma erano incredibili. Ci si incontrava in questo pub molto tranquillo, in un ambiente che incentivava il fatto di chiacchierare, ok? Quindi non si andava necessariamente solo a ballare. Ci si incontrava ogni lunedì 2 orette e si parlava e si faceva amicizia. Oltre a questo, si organizzavano anche dei barbecue, dei picnic, si organizzavano delle gite fuori porta assieme. Si creava, si faceva proprio un gruppo, si faceva gruppo. E per me è stato wow, bellissimo! Ci hanno aperto veramente un mondo perché è proprio una cosa che secondo me magari non lo so di preciso, scusatemi se mi sbaglio perché io abito letteralmente in un buco, però è una cosa che con questa organizzazione in Italia non l'ho vista, almeno dove sto io. Le persone che ho conosciuto erano persone per bene, seriamente interessate a farsi dei nuovi amici e a imparare, praticare la lingua di riferimento. E penso che questo evento per me sia capitato proprio a fagiolo, perché era capitato in un momento in cui avevo un po' lasciato da parte lo studio delle lingue, perché tra una cosa e l'altra era un periodo un po' compresso della mia vita dove studiare lingue non mi dava quella gioia che mi ha sempre dato. Però stare in mezzo a così tante persone che parlavano così tante lingue mi ha veramente ridato la motivazione di rimettermi sui libri. Infatti, in quel periodo, se vi ricordate, feci un video dove vi mostrai i miei nuovi acquisti che feci proprio a Barcellona, perché a seguito di questi eventi mi era venuta di nuovo la voglia di studiare e la motivazione di fare. E secondo me questo è anche un buon modo per essere costanti, perché se faticate con la costanza, ma sapete che ogni settimana andate a conoscere e a incontrare queste persone che studiano, si impegnano, imparano queste lingue e parlano benissimo e voi magari vi sentite un po' indietro, voi la prossima volta che andate a quell'evento dite: cavolo, no, io bellissimo, mi rimetto a studiare ogni giorno, che poi quando vado lì so che parlo, faccio pratica, voglio diventare bravo come loro. Quindi proprio un boost di motivazione, secondo me, stare anche a contatto con persone con la tua stessa passione, che è incredibile. Perché non so voi, io qui attorno non ho tanto modo di condividere questa mia passione con qualcuno. Ora, tutto molto bello, però io sono una persona molto trasparente e in quanto tale, avendo provato quest'app per un po', vi voglio elencare anche quali sono i pro e i contro di quest'app per farvi avere un quadro generale della cosa. I pro sono sicuramente la serietà in primis di questi incontri. Parlo sempre di incontri di scambi linguistici perché di questo si sta parlando e questo ho fatto io. Le persone che vanno in questo posto sanno che incontreranno gente che vuole solo fare pratica. Certo, non si può garantire il fatto che non ci sarà qualcuno che ci provi, parlo sempre da donna perché penso che questo problema
sia molto comune per le donne. Io non ho mai avuto problemi di questo tipo, sempre persone carine alla mano con cui si poteva parlare di tutto. E poi comunque, anche se ci fosse qualcuno che è poco serio, siete in gruppo, non siete soli, di conseguenza non possono essere tutti così. Una cosa è che ci sono veramente tantissimi eventi. Io quando ero a Barcellona c'erano eventi su eventi ogni giorno, quindi un pro se vivete nelle grandi città è che sicuramente c'è tantissimo da fare. E ok, voi magari potete dirmi adesso, eh sì, ma io non vivo in una grande città, vivo in un buco, non si utilizza tanto questa app, di conseguenza io come faccio? Non la posso usare. E invece no, cari amici, perché dopo essere tornata da Barcellona e essere tornata al mio buco attuale, alla mia tana, al mio antro, come volete chiamarlo, anche io ho riscontrato questo problema. La città più grande vicino a me ha 0 eventi sull'app, però ho scoperto un escamotage per riuscire a deviare un po' questa cosa. Perché come vi ho detto inizialmente, questa è un'app di incontri offline ma anche online. E ora lo so che non è esattamente la stessa cosa fare incontri online e offline, sono due cose diverse. Magari qualcuno può non essere incline a dire ok, va bene, non ci sono incontri offline, però qualcosa online per fare pratica di lingue c'è ed è gratis, perché mi ero scordata di dire forse che questa app è gratis. Faccio degli incontri online. Io ogni lunedì ultimamente sto facendo questo incontro online gratuito dove ci sono persone che semplicemente si dividono in gruppi su Zoom e chiacchierano in francese. Quindi io ogni lunedì so che faccio la mia oretta di chiacchiere, di pratica di francese, conosco comunque persone nuove con un interesse in comune che è l'imparare il francese e mantengo comunque la mia affluenza, perché è quello che sto cercando di fare, insomma. Come si fa questo? Quando voi dovete andare a cercare eventi nella vostra zona, anziché scegliere di inserire la vostra città che sapete essere molto piccola, inserite una città più grande. Io ad esempio inserisco Milano. Perché questo? Perché poi in generale in realtà vi darà tutti gli eventi in quella grande città, ma anche in generale in Italia. E vi ripeto che tanti eventi, soprattutto di scambi linguistici, sono anche gratis e sono online. Quindi scorrendo riuscite comunque a trovare qualcosa da fare online e riuscite a fare pratica anche gratuita, che male non fa. Perché nonostante a me piaccia molto avere un tutor che mi segue, io stessa sono un tutor, seguo gli studenti che vogliono approcciarsi alle lingue e avere un tutor, trovo che sia comunque molto molto comodo avere anche delle opzioni gratis. Come ho detto, visto che sono trasparente, parliamo anche di contro. Allora, a dire il vero, mi sono sforzata per trovare dei contro. L'unico contro che mi viene in mente è appunto il fatto che in piccole città, se proprio volete fare incontri dal vivo, non potete farne, semplicemente perché l'app non è ancora arrivata alle piccole realtà. Però io ho comunque voluto consigliarla con il cuore, perché ha fatto davvero la differenza con me. Pensavo veramente di non riuscire durante il mio viaggio a Barcellona a conoscere gente nuova, a trovare gente, e per me è stata davvero la svolta. Spero che possa esserlo anche per voi e aiutarvi. Se avete giustamente delle domande o avete già esperienze con quest'app, lasciate un commento qui sotto. Io come sempre vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo video, vi invito ad iscrivervi attivando la campanella per non perdervi ulteriori video e di seguirmi sui miei altri canali social che trovate qui sotto. Vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo la prossima settimana.